Ragazzuoli cari, benvenuti in un nuovo video delle mod di Dragon Ball Xenoverse 2. Oggi sono qui con un pack particolare. Infatti oggi vi farò vedere tre nuovi dei della distruzione aggiunti da una mod. La mod ci andrà ad aggiungere, come avete visto già dalla copertina, il dio della distruzione del dodicesimo universo, Liquir, il dio della distruzione dell'ottavo, e Rumshi, quello del decimo, ovviamente praticamente quello di Zamasu. Te lo dedico, Stick. Adesso ragazzi li andiamo a provare un po' tutti quanti, ovviamente, perché vedo fa vedere le skill che c'hanno. Rumshi, tra l'altro, regà, credo che sia quello uscito peggio, tra virgolette. Cioè, è fatto bene, però credo che sia uno di quelli usciti peggio, se vedete la faccia. Andiamolo a guardare, regà. Eccolo, vedete? Sta un po' rincoglionito, pare. Allora, le mosse, che non mi ricordo. Ok, la presa. Dovrebbe essere di Omega Sharon o di Bojack, non mi ricordo. Le combo sono di... Ok, so The Bojack, raga, queste. No? Sì, so The Bojack. Dovrebbero essere di Bojack. Poi andiamo a vedere le skill. Lama turbinante, bellissima. Abbiamo la scheggia divina di Zamas. Niente. Ruggito della distruzione, bellissimo. Questo mi sembra fosse The Ciampa, se non erro. Onda dell'aura potenziata, vabbè. Non mi piace come mossa a me. Poi abbiamo Serena Restabile, che dovrebbe essere di Gon Bambino, ragazzi. Vediamo se fa tanto danno. Sì, dai, ne fa abbastanza. Poi, raffica di energia massima potenza, che come mi ha insegnato il buon vecchio Victini, per utilizzare questa mossa bisogna fare questo. Bisogna prima lanciare il nemico. Non è da buon segno, scusa Vic. Per far funzionare bene questa mossa bisogna lanciare prima il nemico. Guardate, bam. E adesso che è andato via, la utilizziamo. Aggancerà automaticamente il bersaglio e tutte le sfere dalla prima all'ultima andranno a ricerca su di lui. Spettacolo, regà. Poi l'evasiva, vabbè, il solito colpo alla testa. Adesso proviamo Liquir contro un'altra mod figa, ragazzi. Baby Zamasu, guardate quanto è fatto bene, tra l'altro. Guardate che figata Liquir, regà. Comunque volevo dire una cosa, ragazzi. Passate nel canale di Marcio, che ve lo lascio qua in descrizione, che mi ha fatto delle grafiche veramente fighe. Il simbolo, ragazzi, è bellissimo. E il banner è qualcosa di spettacolare. Comunque, ragazzi... Potrebbe farlo tranquillamente pure a voi, se volete andateglielo a chiedere. L'unica cosa però... Che cazzo? Bagatissimo. Comunque le combo sono de sell. L'unica cosa però... Gli basta una semplice sponsorizzazione. Non è come tanti altri che devi pagare per forza o... Gli devi fare proprio un video sopra perché fanno i banner. No. Persona tranquillamente onesta e buona soprattutto. Capace di fare ciò che fa. Comunque pure la presa è de sell. Retribuzione al dio della distruzione. Ma che cazzo? Ma questa è... Ah, ok. Questa qua è la mossa... Però è bella, la spada ha una skin totalmente diversa. Comunque questa è la mossa di Black Goku, ira del dio della distruzione. Oddio, fa tutte mosse che si teletrasporta prima? Sul serio? Proviamo furia del dio della distruzione. Fa pure il 2. Sì, tutte col teletrasporto, ragazzi. Tutte quante, non mi di pure carica. Pure carica massima, sul serio? Comunque andiamo a provare il grande frantumatore, che se non erro è The Bojack. Questa ci sta bene col teletrasporto, ci sta bene sul Liquir. Bellissima. Perché se vi ricordate lui nell'incontro per provare il torneo, ecco, se non mi ricordo male sempre, utilizzava degli attacchi che erano praticamente delle sfere verdi o forse viola, non ricordo. Onda super esplosiva comunque come mossa evasiva. E poi grande frantumatore, l'ho riusato come un deficiente, però regà, non ci posso fare niente, è troppo bella. Comunque onda energetica massima potenza è un'altra suprema. Guardate, col teletrasporto questa diventa utile. Diventa molto utile. Sapete perché? Perché li hanno fatti oppisti dai della distruzione. Adesso proviamo Jin, che è l'ultimo, contro una mod bella, ragazzi. No, scherzo, una mod trash per forza. Itamo. La fusione tra Bergamo e Hit, raga. Figo, dai, ci sta. Minchia, ragazzi, pure questo è fatto bene, però, Se posso dare un consiglio al modder, non so se guarderai questo video. Se fai appena appena meglio la bocca... È fatto veramente molto bene. Comunque, andiamo a provare le combo. Ok, queste qua sono The Vegeta, raga. Chi cazzo se le scorda? Sì, The Vegeta tutta la vita. Bam, col calcio. O forse The Gogeta quarto livello. Non mi ricordo bene, sinceramente. Aspettate che la provo tutta quanta. Ok, probabilmente Gogeta quarto livello. O forse ce l'hanno uguali. Boh, mi sento un coglione, raga. Comunque, dopo uno slancio abbiamo onda di energia massima potenza. Poi andiamo a provare altre mosse, che sono... Ah, pure questo si teletrasporta? No, dai,
attacco luminoso finale, ci sta bene attacco luminoso finale su di lui, perché mi sa di un tipo acquatico. Ok, abbiamo carica massima qui, c'è sta anche l'aura viola, anche se l'avrei preferita tipo quella del Super Saiyan God, sarebbe stata molto più figa. Furia del dio della distruzione o Iramo, non mi ricordo, raga. Combo energetica, combo d'onda energetica, questa abbastanza carina, ci sta. Poi sul triangolo, ah, piattino della furia. Ok, piattino della furia è una mossa, raga, che fa scassare le persone, le fa proprio incazzare. Una cosa che non vi ho mostrato, ragazzi, guardate quando attaccano. Un tocco joystick, eh? Fa tutto da solo, raga, guardate come schiva, guardate che spettacolo sta mod. Anche le altre due comunque lo fanno, eh. Cioè, raga, hanno fatto una mod OP che è spettacolare, a parer mio. Guardate. Io provo a attaccarmi, provo a attaccare. Se lui mi attacca, schiva da solo praticamente, guardate. Proviamo un po' una specie di combattimento. Vedete? Anche dopo lo stamina break, raga. Che di solito sei vulnerabilissimo dopo lo stamina break. Guardate, guardate. Voglio provare una presa adesso, che la presa sua non l'ho provata. Ok, Gogeta quarto livello, dalla presa si è capito, raga, di chi era il moveset. Ah, vedete, anche lo stamina break per le supreme non permette de... come si dice? Non gli permette de... de interrompere, cioè, ecco. Facciamo l'ultima mossa finale, bam. Vabbè, raga, è ovvio che vinco, quindi neanche lo vado a provare in combattimento. Perché comunque penso che si sia capito che sti dei della distruzione, raga, sono fatti troppo OP. Però voglio provare una cosa. Voglio fare un test con voi. Secondo voi è possibile che resiste a degli attacchi energetici o delle mosse finali? Andiamolo a provare. Ok, ragazzi, metto attacco supremo 1. Vediamo. Ha fatto quello speciale? What the fuck? Attacco supremo, eccolo. Schiva anche l'attacco supremo. Sul serio? Forse perché è fisico, ma qua se non ricordo male c'è un colpo energetico, raga. Se non ricordo male. Non c'è un colpo energetico, ok? Ho detto una grandissima cazzata io. Probabilmente non c'è proprio mossa, però voglio vedere, raga, se con colpo energetico ci succede qualcosa. Questo qua lo schiva proprio. Lo schiva proprio questo qua, raga, ma è spettacolare. Questo invece colpisce ed è sempre un attacco fisico, ragazzi. Però non subiamo tutto sto danno, se devo dire la verità. No, cazzo, il danno ha fatto. Se la fa completa la mossa, il danno lo fa e rompe pure le scatole. Allora, ragazzi, che dire? Do un bel 9 a questa mod, perché secondo me tutte le mod devono essere perfette senza errori. E io un bel 9 finora non lo darei a nessuna, se non, essendo obiettivo, raga, all'Amorch che ha fatto Feraz, raga. Anche perché Feraz è pignolo e le mod non le rilascia mai con bug e cose così. Comunque a queste do un 9 perché ci sono delle piccole cose da perfezionare, proprio come, non so, la bocca qua che vedete, la faccia di... non mi viene in mente comunque dell'elefante, ragazzi. E appena appena un dettaglio della bocca della volpe, di Liquir. Scrivetemi qua sotto, secondo voi, qual è il più figo tra questi tre. Per me, anche se c'ha quel piccolo difetto della bocca, è Liquir, raga, perché la cosa delle tre code la trovo molto originale. Comunque, ragazzi, il video è finito. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video.